Bella B! Ma vuoi fare un video davvero? Bella G! Sì, allora, stiamo testando alcune cose. In questo momento un pat. E io ho le mie idee perché ho già avuto modo di provarlo. E invece non lo facciamo vedere, non lo facciamo vedere troppo. Io sto invece tirando Benny i primi colpi sono i primi colpi. Quindi io non gli ho detto niente perché voglio sapere quali sono i suoi feedback e soprattutto come acquisisci i dati che ti servono per decidere se un pat può andarti più o meno bene e se è un pat che ti piace o non ti piace in valore assoluto, a prescindere dal tuo gusto personale di come patti. Mi piace. Allora, giriamo la frittata invece di fare la recensione di questo pat, Che arriverà, se servirà, arriverà. che cosa guardo per stabilire se un pat mi piace o no? Yes. Allora, i primi due feeling che vado a ricercare, cioè le prime due cose che mi servono sono: uno, quando lo appoggio a terra mi serve che mi dia subito un'idea di dove sto tirando. Questa è Ok. la prima cosa che mi serve in un pat. Quindi ti serve che ti aiuti in maniera importante nell'allineamento. Esatto. Ok. Intanto stai già imbucando troppo, questo pat non potrai giocarlo mai, se no io non vinco più una sfida. Aia, Dici? aia, 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 2, già 2 su 2. guarda, ti faccio anche il 3 su 3. No look. Non ho È sentito il entrata, è suono. È entrata. entrata. Ma Pensa no, a vabbè. Benny, oggi te. niente sfide, io te lo dico. Allora, che cosa ricerco? Il allineamento come prima cosa. Nel mio caso, mio personale, buona parte della mira la prendo con queste parti del pat, quindi con la Quindi i parte bordi, che verso la punta. è uno dei motivi per cui tu usi il 7 della Odyssey, Detto il detto il cornino, cornino, tra, che appunto amichevolmente. vedo le due linee parallele laterali, io guardo quella oltre la palla, cioè quella verso la punta, e uso quella per prendere la mira. Beh, Ok, quindi discorso mio tu sei personale, un non è una giocatore cosa che giusta. tecnicamente si dice, lato fitting, che è più bravo e quindi gli viene più naturale allineare linee parallele. Parallele, esatto. Quindi allinei una linea parallela che passa per il pat, nel tuo caso esterna, non Esterna, sì. centrale, rispetto alla linea che unisce palla e obiettivo. Mentre invece molte altre persone preferiscono Lo le linee square, perpendicolari, quindi che sono quelli guardare. che tecnicamente di solito utilizzano più pat blade o comunque senza la parte posteriore, perché di solito quelli tendenzialmente aiutano un pochino di più l'allineamento classico da linee parallele. Mentre invece, per quanto riguarda la ripartizione dei pesi. Esatto. La seconda cosa molto importante che voglio sentire nel bastone è che il bastone me lo sento bilanciato in una maniera tale che so dove sta andando per tutto il movimento. Mio caso specifico, spesso a me piacciono dei pat non esageratamente pesanti, relativamente leggeri, perché voglio un po' manovrarlo io, tra virgolette, non farmi guidare tanto dal Ma bastone. non troppo leggeri, perché se no. Se no lo disperdo via. Quindi mi serve anche che proprio il bilanciamento dei pesi sia corretto per quello che sento. Per Quindi esempio, tecnicamente uno swing weight bilanciato non troppo con una sensazione di peso nella testa, ma neanche troppo sotto il grip e vuoto, diciamo, la parte più esatto, bassa. però tra le due mediamente più verso, diciamo, la Il parte grip. grip. Questo, per esempio, invece lo sento un pochino più bilanciato verso la parte testa del bastone. Sì. Per l'allineamento ti dirò che non mi Avevamo detto non dispiace. lo facciamo vedere, ma lo facciamo vedere. Non mi dispiace perché uso questa linea qua per mirare praticamente. Ok. Non Ok? quella centrale Non quella pensata centrale, dal bravo, costruttore. esatto. Quindi a me il costruttore dovrebbe fare delle righe altrove. Allora, facciamo le righe per tutte e una per Benny, di fianco, la corsia d'emergenza. Quindi uso quella linea là e vado. Il peso è molto bilanciato sulla parte testa rispetto a quello che preferirei io, quindi lo sento un po' Un po' troppo che mi pesante, trascina via troppa inerzia, ha e un filo viceversa troppa la inerzia. parte grip la sento leggerissima, quindi mi sento esattamente questa cosa qua. Infatti, molto spesso quando si aumenta il peso della testa del bastone, cosa che in questo caso questo pat ha, si tende poi ad andare a mettere un ribilanciamento nel grip, quindi si chiama counterbalance,
proprio per evitare che ci sia troppo movimento tra le mani e la testa, quindi c'è poca simmetria di movimento tra le due parti. Il grip come ti piace? Ti piace più grande, più piccolo? Piccolissimo, anche mediamente piccolissimo. Allora, io il consiglio che do sempre è cercate di imparare a pattare con il pat, con il grip più piccolo che riuscite a tenere in mano, perché imparate il pace, la sensazione, il feeling, il polpastrello. Esatto. Mentre invece quando poi si passa a ok, dover fare lo score, magari si è un pochino più esperti, allora lì può valere la pena ogni tanto ragionare su magari un pat che abbia un grip più adeguato magari ad andare a togliere alcuni problemi che magari hai, sono congeniti e quindi non si riescono a modificare in altro modo. Poi ovviamente altre cose, il pad dovrà essere fittato, certo, quindi con l'angolo di loft, l'aie e lunghezza giusti, questo è... Questo è soltanto un test. Ci è arrivato demo. Così da provare, quindi su questo qua non andiamo a valutarlo, ma ovviamente quelle sono forse le caratteristiche principali, ma quello potenzialmente ogni pad può essere ritarato sul giocatore un po' come vogliamo. Per quanto riguarda il bilanciamento come face balance piuttosto che punta verso il basso, toe hang, questo è un 45 gradi secco, ok? Sì. Quindi tenuto in equilibrio, fallo vedere, tenuto in equilibrio il pat, la lama si mette a 45 gradi rispetto al terreno. Viceversa, se abbiamo un bastone face balance, facciamo lo stesso procedimento, il bastone si trova praticamente farebbe piatto. Questa cosa, quindi starebbe perfettamente in equilibrio con la faccia parallela al terreno. Io ho sempre pattato con bastoni face balance o leggero toe hang. Leggero, sì. Però ti direi che anche bastoni con un po' più di peso sulla punta non mi vanno a creare grossi problemi, appunto perché maneggiandolo io il bastone, non lasciandolo lavorare, lo controllo io dove va e quindi non mi dà tanto fastidio sentire il peso di qua e di là, devo solo riabituarmi a rifarci l'occhio. Ma tu hai un arco dello swing che teoricamente andrebbe a richiamare un piccolo punta verso piccolo il basso, arco, molto piccolo, esatto. Mentre invece puoi comunque gestire sia un pa, quindi dato che sei molto vicino, sono una via di mezzo, perfettamente dritto, puoi andare anche con un pat face balance o addirittura con un pat a 45 gradi, che è molto di più di quello che di solito usi. Infatti questo qua, che è un po' più bilanciato in punta, riesco a manovrarlo anche con un'impugnatura, chiamiamola classica, perché mi si richiude diciamo un po' da solo, mentre il pat face balance nel mio caso li devo utilizzare a mani invertite, perché se lo hanno a mano sinistra impazzisce, va e va di là. Non riesco troppo a richiudere il spinge il bastone, troppo, tiene la faccia del bastone troppo aperta all'impatto. Altre due cose che comunque io vado a controllare spesso nel pat sono il look, cioè in generale, e ti dico che in generale quello che mi piace dei vari pat è che quelli a lama siano più, non so un termine, ma più sboroni, mentre quelli mallet più classici. Cioè, quindi il contrario, sborone inteso un pochino all'americana. Un po' trasgressivi, sì. Un po'. Per esempio, questo qua mi piace come è molto come particolare, look. Sì. È un bastone molto particolare. Molto particolare. Vuol far vedere che ha personalità, sì. E su un patalama mi piace. Yes. Viceversa, al contrario, le astronavi, quelle con cui patti tu, sì, esatto, non mi danno questo gran gusto, quindi sul pattone grosso preferisco che sia il più pulito, sì, e lineare una linea possibile. Bella, è già grosso, quindi a sto punto non hai bisogno di farti vedere. Ecco. Sì, ok. Altra cosa è il suono. Oh, che arriviamo dove secondo me invece è forse, guarda, la prima cosa da cui sarei partito io, ok, che sound. Il suono è quello che ti fa capire come hai preso la palla e quanta spinta hai tirato sulla palla stessa, sì. Dove l'hai presa, quindi ti dà un feedback di che cosa è successo all'impatto. Esatto. E questo è fondamentale per poi essere più ripetitivi sia nel prendere la palla sempre nello stesso punto, potrebbe non essere perfettamente il centro ma sempre nello stesso punto, questa è una cosa fondamentale, e essere più ripetitivi anche nel dosare la forza.
E per esempio questo putt, sto provando adesso a mirare la palla sul centro, sul tuck, sulla punta, è molto pesante, quindi è molto bilanciato e quindi è molto meno cattivo. Se questa l'hai presa veramente sulla punta, sì, sì, secca, sì. Questo adesso centro tacco secco e tiene la palla molto dritta, quindi ha un momento di inerzia tecnicamente molto alto, quello in centro. È un classico. E soprattutto ha la stessa restituzione, che è una delle cose più importanti, cioè la palla parte alla stessa, quasi alla stessa velocità. Ma a livello di sound, mm-hmm, e di questione di farci l'orecchio, le palle prese in centro, sì, suonano quasi come le palle prese male negli altri putt. Viceversa, sì, una palla presa fuori centro non suona più ovattato, che di solito è quello che si ritrova nel centro dei putt, sì, medi. Esatto. È un po' acuto nella parte, esatto, centrale, è un po' sordo che invece sui bordi. Non è necessariamente un pregio o un difetto. È una peculiarità della costruzione del putt. Bisogna aspettarsi un suono più secco, contro invece un suono un po' più morbido se preso di punta o di tacco. Quindi tutto sommato, look mi piace. Perché è sborone. Anche se ha una linea un po' classica. Linea classica, anche combinazione di colori, belli. Assolutamente. Tipologia di grip e settaggio là e loft probabilmente non è quello adatto a me in questo momento. Sì, vabbè, andrebbero tarati, assolutamente. Problema minore. Tipologia di faccia, nel mio caso potrebbe anche andare bene, io guardo questa linea qui. Sound. Ti puoi abituare o è una cosa che potrebbe essere un limite? Perché io su questo ho una mia teoria. Non lo so. È una delle cose che dovrei provare, cioè il suono che ha questo bastone quando prendi la palla qua è quello che mi piace di più. Cioè, il problema è che la palla non è studiato, sì, per essere preso non lì. Non dovrebbe essere preso lì. È questione d'abitudine, cioè quando inizi a vedere che la prendi in centro, fa quel suono lì e la palla va in buca, probabilmente inizi a dire ok, forse è lì che va presa. Sì. È come quel passaggio che abbiamo avuto anni fa quando si è passato dai bastoni metal wood a quelli in titanio, che hanno iniziato a cambiare suono molto, sì, più esplosivo. Molto più acuto. Molto più acuto e all'inizio non sapevi dove stai prendendo la palla. Certo. Ma adesso giriamo un attimo la camera e dici le tue considerazioni, che un po' le hai già estrapolate. Sì, allora, io quando prendo in esame un putt, chiaramente vista la mia professionalità, sono molto più attento a tutta una serie di parametri molto più tecnici, ok? In più io sono un giocatore completamente diverso da Benny, perché mentre Benny è molto più di feeling, sarà perché tu hai cominciato a un anno a giocare, io a 6. Tu hai iniziato tardi, Io ho cominciato, certo, a 6 e molto più tardi. Infatti. Comunque no, al di là degli scherzi, effettivamente in qualunque sfida abbiamo fatto, da quella con i bastoni da bambino a quelle particolari, anche quelle a mani rovesciate o con una mano soltanto, è palese come tu riesca ad abituarti o in spara e spera. Sono più adattivo. Sì, tu riesci molto velocemente a decidere, ok, il bastone si muove così, allora io mi muovo di conseguenza. Ma è una cosa che io, anche per il mio lavoro, ho visto a pochissime persone. È molto più facile essere un po' come me, cioè, ovvero, se ho il bastone che mi va bene, va bene, riesco a lavorare bene. Ma quando ho un bastone che mi lotta leggermente contro per mille e uno motivi, io faccio veramente fatica. Infatti andatevi a rivedere quando abbiamo invertito la sacca fra la mia e la sua e abbiamo fatto una sfida, io ho fatto addirittura un capon con un legno, vabbè, che può capitare, per carità, però probabilmente col col mio è molto fatto. Difficile perché ha un bilanciamento che non mi permette di fare quel tipo di errori. Ecco, allora partiamo dal presupposto: io non gioco con un putt con la punta verso il basso, patto principalmente con un putt face balance, quindi farà molta fatica. Non mi piace tanto avere i putt stretti perché mi costringono a vedere più la lama e meno la riga. Io tendo ad avere putt lunghi soprattutto per riuscire a visualizzare meglio proprio la riga, ma quasi tutto il putt mi dà. Infatti, è come se io mettessi il putt su un binario,
quindi infatti, vedo il binario. Tu giochi con i pestacarne. E infatti gioco con i pestacarne. Sul fatto che sia pesante invece mi piace, il fatto che abbiano del peso dietro permette di fare un'altra cosa tecnicamente che è per me fondamentale, dato che a me piace prendere la palla mentre il bastone risale. Il avere, tanto c'è una petta che ci gira, sì, attorno. Ciao petta. Anche apparso un attimino nello schermo, voleva un momento di notorietà. Esatto. Cosa succede? A me piace avere il putt che scivola e comincia a risalire mentre colpisce la palla. I putt con blade, ok, un po' come questo, tendenzialmente se li tengo in equilibrio loro stanno dritti, quindi decidi un po' tu con le mani come far colpire la palla. Se leggermente discendente, pari, o leggermente ascendente come arco. Mentre invece i putt che sbilanciano il peso verso il fondo tendono poi a stare già di natura un po' così, e quindi tecnicamente pesante e con il peso spostato all'indietro mi permette naturalmente di avere il putt che colpendo la palla risale, e questo mi aiuta tanto. Ne consegue che, vediamo un attimo se sono in grado di puttare così, io una volta che ho visto tutte queste cose che mi giocano contro, so già che farò un po' fatica. Mentalmente questa cosa non mi aiuta per niente. In più il putt è uno di quei colpi dove bisogna essere sicuri, forse è il colpo dove bisogna essere più sicuri. Secondo me, guarda, insieme al lob, il lob e il putt sono i due colpi dove la sicurezza è... Io te ne aggiungo un altro. Vai. Soprattutto a livelli medio-bassi, il bunker. Ah, certo, sì. Una volta che hai capito come funziona, dopo è quasi facile, vai via semplice, ma finché non hai confidenza, il bunker è l'altro colpo dove devi essere sicuro per uscire bene. E quindi tecnicamente, diciamo, abbiamo un po' estrapolato, io ho tutta una mia idea su questa tipologia di putt che ci hanno dato da provare. Un'altra cosa che io per esempio so già che farò fatica ad abituarmi è che a me, quando la palla viene colpita nel posto giusto, cioè dove andrebbe colpita e dove voglio colpirla, ti aspetti, io una voglio cosa, un suono piuttosto sordo, pieno. Quindi l'opposto di quello che fa questo putt in questo momento, che è comunque un prototipo, e quindi non è detto che poi finisca esattamente così anche sugli scaffali. Quindi tu, Gigi, ti saresti trovato malissimo con il primo putt della Ping. Esatto. Che faceva Ping. Vi ricordate, non so se sapete, la storia del putt della Ping e perché si chiama Ping? Perché il buon Karsten, che era un po' un cane a pattare, ha detto, sai che c'è? Ha detto di diffamazione. L'ha detto lui, la storia narra. Usare le sue stesse parole, se no ci diffamano il cane. I am a little dog. Okay, non penso che abbia detto così, però va bene. Sono un po' cane a pattare. E, ha detto, caspita, rivoluziono la cosa. Ha creato un diapason fondamentalmente. Ha preso due lamine, ci ha messo uno shaft in mezzo. Il suono che faceva quando veniva colpita la palla nel posto giusto per lui era un ping, era veramente quasi un campanellino, ok? E da lì il nome ping e tutta una tecnologia che stava dietro a quel riconoscere quel tipo di suono come l'impatto giusto. Ecco che l'ho presa. Questo lo fa abbastanza in maniera simile. Il problema è che a me piace sentire, infatti uso palle morbide, tendenzialmente amo, anche se non sempre consiglio, gli inserti medio morbidi, e quindi questo è proprio un putt che è agli antipodi di tutto quello che avrei preso. L'unica è il grip. Il grip è il tuo. Il grip nella fattispecie è della misura giusta per me, però chiaramente quello è facilmente modificabile. Il minore dei problemi. Una delle cose che fanno i putt con la punta rivolta verso il basso come bilanciamento, ok, è che aiutano molto nella richiusura verso, diciamo, la seconda parte dello swing, quindi dal colpo verso oltre la palla, e io tendenzialmente già la spingo a sinistra. quindi qua ti senti che devi bloccare, sì, quasi la palla. Sì, esatto. Un'altra cosa che fanno bene i putt con la punta verso il basso, poi ogni gradazione dalla 45, 25, 60 fino quasi al 100, a 90 gradi, che fanno è, se magari ho un
ho una linea un po' tagliata, aiutano molto a gestire quel tipo di colpo, cosa che io non ho. Io cerco di fare uno swing abbastanza dritto dritto e quindi di conseguenza con questo genere di putt faccio fatica. Quindi tecnicamente, quando cerco di capire se mi piace o meno un putt, a livello di costruzione cerco di chiaramente di capirne le peculiarità, quindi come suona, come non suona, quando viene colpito nel centro, nella punta, come si comporta. Una delle cose che ha notato subito Benny è molto stabile, momento di inerzia altissimo, quindi prendi sulla punta, prendi nel centro, prendi nel tacco, la palla parte praticamente uguale sia come direzione che come velocità, come forza, sì. E quindi non è male. E quindi quelle parti lì chiaramente cominciano a comporre il pedigree del putt che sto guardando. Poi entro però nel personale, quindi io ragiono un pochino al contrario, ovviamente, anche per deformazione professionale, e il risultato poi è che quando comincio a dover decidere se metterlo in sacca o meno, guardo delle cose che per esempio questo putt, questo modello non ha. Mentre invece ho visto che tu l'hai mosso comunque piuttosto bene, quindi al di là di alcune piccole peculiarità che possono piacere o non piacere o su cui ti dovresti un attimo abituare, su tutto il resto secondo me c'è margine. Ecco, l'ultima cosa, io sul sound ho la mia teoria, ovvero se sei un giocatore che ha problemi sul putt, ok, e il putt te lo risolve, e suona in maniera strana, per assurdo unisci quella cosa, un po' come mi ha fatto Ping, ok? Unisci quella cosa del rumore un po' particolare al fatto che imbuchi, e quel rumore addirittura lo ricerchi e ti piace. Se sei un giocatore vecchia scuola che gioca da tanto, che è abituato a un certo tipo di sound, di colpo, è molto difficile che ti abitui a un suono molto diverso, a meno che pronti via, ti metti giù e dici: caspita, ma sai che tutto sommato questo sound ci sta? che ti ho fatto la chiusura col ci sta? Vabbè, e voi cosa ne pensate? Quando avete mai provato dei materiali nuovi, dei putt nello specifico? Che cosa guardate? Sapevate quanta tecnica c'è dietro la costruzione di un putt, che uno dice: ma sì, tanto è un pezzo da stiro, tiro due pattate, se lo muovi dritto va in buca qualsiasi cosa, che non è vero tra l'altro, perché se tu lo muovi dritto ma lui non si vuole muovere dritto perché è bilanciato diversamente, col cavolo che lo butti in buca. E quindi fatecelo sapere qui sotto nei commenti, e ci sta. A questo punto in buca anche quella, aia, così. Ci sta, ci sta. Sai che però alla fine... bilanciato. Ma i pesetti sono regolabili o è peso fisso qua? Per adesso peso fisso, ma tanto è un prototipo, quindi saranno probabilmente può fare quello che vuole. Perché così si può modificare tutto il bilanciamento in un attimo. Ci sta. Cambio mano. Per sentire un po' il tocco. Comunque la cosa incredibile è proprio l'assemblaggio dei materiali. Su questo è impressionante. Tanta roba. È diverso da quello che gioco io, però non è insensato. Si potrebbe provare. Comunque li pende a sinistra, no? Anche tanto ho provato un reverso, perché ogni tanto sai che ci provo, ma non è proprio roba per me. Comunque secondo me, se uno non sa di che cosa è fatto questo bastone, basta che legge sotto, ed è fatto di frame. Che però, leggendo quello che ci hanno detto, l'inserto sulla testa può essere anche il rame, quindi è frame.
Direi che assolutamente è il suo. Dai, e buttala dentro. Oh.